Ciao a tutte le amiche e a tutti gli amici di quotescommessecalcio.com, di pronostico.it e di bettingexchange.it. Oggi vi mostro in anteprima alcune funzionalità che verranno integrate su Pronostico 2022. Alcune cose già le abbiamo messe a disposizione di tutti gli utenti premium, altre le abbiamo messe a disposizione solo per chi sta facendo la fase di beta testing. Allora, iniziamo. Andiamo all'interno di Pronostico Premium e ecco qui che ci sono dei filtri. Questi filtri sono al momento disponibili per tutti gli utenti Pronostico Premium. Allora, possiamo fare un filtro per non iniziate e il sistema ci mostrerà le partite che devono ancora iniziare. Quindi è molto utile soprattutto durante il weekend quando ci sono tantissime partite e volete sapere quali sono le prossime partite che si giocano senza che dovete scorrere tutta la lista. Per esempio, se siete alle ore 18 è inutile partire dalla luna di mattina, no? Allora, facendo clic su non iniziate, parte subito. Ad esempio, io sto registrando alle 13:27 questo video e mi fa vedere le partite dalle 13:30 in poi. Se faccio clic su partite con pronostico, vedrete che c'è un filtro e mostra solo le partite che hanno o un pronostico ufficiale oppure un pronostico degli utenti. E poi 1 e 2 alti, quindi diciamo andiamo in stile QSC, mostra solo le partite che hanno per l'appunto un 1 che è di almeno 1,60 e un 2 che è di almeno 1,80. In questa maniera è più facile avere delle partite in stile quote scommesse calcio, quindi per chi ha letto il libro Quote Scommesse Calcio, consiglio di attivare questo primo filtro. Naturalmente potete anche abbinare tutti i filtri, ad esempio così. Allora, lui in questo momento ci sta dando le partite che non sono ancora iniziate, che hanno un pronostico, che hanno l'1 e 2 alti. Ok? Se vedete, naturalmente qui si sono accorciate, no, le partite, perché se io adesso ritolgo 1 e 2, vedete? Naturalmente più filtri togliete e più le partite aumentano. E potete anche appunto fare una selezione di questi. Se volete ripristinarle tutte, cliccate su tutte, molto semplice e viene così. Altra novità che vi faccio vedere in anteprima, ma in questo caso è disponibile solo per gli utenti che hanno fatto richiesta di entrare a far parte della fase di beta testing. Vi condivido anche l'articolo qui su Quote Scommesse Calcio. Se volete far parte del beta testing, voi andate su Quote Scommesse Calcio. Qui c'è questo articolo, aperta la fase di beta testing, e c'è la procedura per entrare a far parte degli utenti del beta testing. Naturalmente dovete avere un account attivo e dovete avere il libro Quote Scommesse Calcio. Allora, qual è la novità che stanno vedendo gli utenti della fase in beta testing? Eccola qua. Abbiamo introdotto due nuove tipologie di pronostico, o meglio, la tipologia è una sola, è pronostici lampo o pronostico lampo, nel senso che abbiamo dei pronostici che sono subito disponibili. Voi sapete bene che la caratteristica di Pronostico Premium è che fornisce pronostici 2 ore prima della partita. Però ci sono molti utenti che volevano subito i pronostici. Allora, non possiamo inserire subito i pronostici, ma abbiamo pensato, per far contenti soprattutto coloro che magari fanno le multiple, e tra l'altro poi lavoreremo anche su questa cosa, quella delle multiple, abbiamo pensato di dare a disposizione subito una sorta di prima bozza di pronostici. Li abbiamo chiamati pronostici lampo e sono due tipologie, diciamo, o meglio, un'unica tipologia, ma sono due pronostici. Possono esserci un pronostico, due pronostici o nessun pronostico, perché a volte la partita è non pronosticabile per niente, allora neanche questo sistema lampo riesce a funzionare. Naturalmente il nostro obiettivo è far sì che su quasi tutte le partite ci sia un pronostico lampo, quindi in qualsiasi momento voi potete vedere il pronostico della partita. Questo pronostico si aggiorna ogni ora, cioè può aggiornarsi ogni ora, può darsi pure che non si aggiorni. Quindi alla fine quello che conterà
anche per i pronostici lampo sarà sempre e solo il pronostico che vedete prima dell'inizio della partita, però già avete subito un colpo d'occhio di come potrebbe andare la partita, ok? Quindi, ripeto, non è il pronostico ufficiale, eccoli qua. In questo caso, ad esempio, per questa partita Argentina, Banfield contro l'Arsenal de Sarandi, il sistema proponeva due pronostici, l'1x e l'under 3,5. La partita è finita 0-0, però in genere questi pronostici hanno quote basse, in genere, poi non è detto. Per esempio, in questo caso l'1x era 1,14, l'under 3,5 no, era abbastanza alto, 1,30, non era basso. E, cioè, o meglio, basso, ma non bassissimo, ecco. Mentre voi sapete che con i pronostici ufficiali stiamo cercando sempre di fornire, ove possibile, quote medio-alte da 1,50 in su, a volte anche 2, 2,50, 2,70. Addirittura l'altra volta abbiamo preso quota 4. Per quanto riguarda i pronostici lampo, sono più in genere con quote più basse. Non è detto, perché adesso vi faccio vedere. Allora, abbiamo preso la prima partita, ne prendiamo un'altra. Scorro tramite le frecce qui in alto. Ricordatevi che potete scorrere con le frecce in alto. Io sto scorrendo le frecce in alto. Qui c'è Argentino de Merlo contro Itu Zaingo. Qui c'era un over 1,5, la partita è finita 2-0, quindi anche questo vincente. Ora però, anche se in questa fase magari sono vincenti, no? Questa, come dire, è la fortuna della prima botta, mettiamola così. Cioè, nel senso, questi sono veramente pronostici da prendere con le molle. È chiaro che adesso li stiamo inserendo, faremo di tutto per renderli sempre più vincenti, li cercheremo di ottimizzare, eccetera. Ma la nostra attenzione principale rimane sempre quella del pronostico ufficiale, perché il pronostico ufficiale è quello che segue più una logica QSC, quindi una logica legata al libro Quote Scommesse Calcio. È il pronostico di Quote Scommesse Calcio? No, però ha delle caratteristiche che assomigliano al libro Quote Scommesse Calcio. Il pronostico stile Quote Scommesse Calcio dovete farlo voi. Ok? Non è il sistema che ve lo dà, dovete farlo voi. Questo è solo un ulteriore suggerimento. Quindi l'idea qual è? Che abbiamo questi pronostici, chiamiamoli viola, che sono i pronostici lampo. Poi abbiamo pronostico blu, è quello principale, pronostico secondario, eccetera. Per esempio, se andiamo alle partite di ieri, vediamo se su questa partita c'era un pronostico. Ecco, per esempio qui vedete che c'è sia il pronostico blu, che è quello ufficiale, che era 9,05 primo tempo a 1,33 vincente, e c'era anche un pronostico comunque anche esso vincente, che era 9,15. Ma ai fini anche nostri del verde rosso, quello che ci interessa, l'over 1,5 l'ho dato 1,25, quello che ci interessa è sempre quello blu. Quindi voi avete quattro tipologie di pronostico: il pronostico principale, che è quello blu, il pronostico secondario, che comunque è sempre fornito dal sistema, ma è meno importante, anche se potrebbe avere una percentuale di vincita più alta rispetto al principale, perché a noi ci piace giocare a livello più difficile. Quindi, per esempio, se noi diamo un over 2,5 blu e diamo un over 1,5 giallo, quindi con più probabilità di vincere, ai fini del verde rosso consideriamo sempre quello più difficile, ok? Perché ci piace giocare a livello 10. Però sono tutte informazioni che stiamo dando, tutti elementi utili e suggerimenti a voi per fare il pronostico. Quindi avete sia il pronostico ufficiale, sia il pronostico secondario, l'eventuale pronostico degli utenti e il pronostico lampo. Praticamente, più elementi naturalmente vanno nella stessa direzione. Ecco qui, per esempio, questa è una buona situazione, no? Perché avete un 9,05 primo tempo e un 9,15. Messi insieme, se voi pensavate una partita da over, avete abbastanza convinzione su questo elemento. Se voi pensate invece una partita di under, vi trovate due indicatori che vi parlano di over, non va bene. Naturalmente, ragazzi, dovete sempre seguire il libro Quote Scommesse Calcio, questo è il mio suggerimento. Poi, se qualcuno acquista
il servizio e non vuole utilizzare il libro, diminuisce di molto le probabilità di vincita, ma è una sua scelta. Se volete il massimo, dovete studiare il libro Quote, Scommesse, Calcio. Allora, torno un attimo qui. Allora, stavamo vedendo i pronostici di oggi, no? Allora, il primo l'abbiamo visto pure il secondo. Passiamo al terzo. Ecco, per esempio, questa situazione a me non piace, anche se poi sono stati vincenti. 1x under 3,5 ai fini del pronostico QSC non va bene, nel senso che c'è una situazione di rischio. Perché? C'è una situazione di under con l'1x e quindi una situazione di rischio. E se voi pensavate una partita da 1-1x e il sistema mi dà un pronostico lampo under 3,5, dovete pensarci bene, anche sì, dovete pensarci bene. Qui c'era una partita finita 1-4 con 9-1,5 vincente. Ora lasciate stare che praticamente sono. Ecco, qui per esempio su questa partita non c'è un pronostico perché a volte non sono pronosticabili neanche con i pronostici lampo. Qui c'è un 1x vincente, dico allora lasciate stare che sono tutti vincenti anche perché poi c'era credo un pronostico errato solo e prima di, diciamo, oggi abbiamo scritto, cioè questa notte in realtà abbiamo scritto agli utenti beta tester e prima di rilasciarlo abbiamo ottimizzato l'algoritmo, però praticamente stamattina c'erano tutti i pronostici vincenti tranne che uno. Non mi ricordo, mi sembra che era quello proprio delle Filippine, che poi in realtà era un bug perché sulla partita delle Filippine non c'era la possibilità di fare un pronostico, infatti poi l'abbiamo eliminato. Però appunto perché siamo in una fase di beta testing, naturalmente. E andiamo avanti. Questo è quello che abbiamo visto poco fa. Ecco, questi stanno giocando. Ecco, qui non ci sono i pronostici lampo. Qui pure stanno giocando. Qui mi sembra che c'era un 1 a 2 10. Esatto. Qui per esempio il sistema vi propone l'1 e l'over 1,5. Già l'1 e l'over 1,5 sono più compatibili in stile QSC, no? Nel senso che preferisco giocarmi un 1 in situazioni comunque più di over che di under, no? Perché l'under può mettere in pericolo. Se io ho l'1 e l'over 1,5, sia chiaro che questi comunque non sono pronostici QSC, quindi magari voi andando a studiare la partita vedete che è tutta una partita da under. Questi sono ulteriori elementi fatti dall'altro con un altro algoritmo aggiuntivo, quindi è volutamente l'algoritmo che tira fuori il pronostico. Il pronostico lampo è una variante dell'intelligenza artificiale principale. E è una variante appunto più leggera, cioè il pronostico principale ha l'obiettivo di dare il pronostico più difficile. In questo caso invece si cerca di dare il pronostico, diciamo, più facile. In questo caso però può capitare che il pronostico lampo, tra virgolette, fa lo sborone e addirittura sta dando un 1 a 2 10, ma è più l'eccezione che la regola. Sicuramente stavolta finisce in pareggio, se non con segno 2. Però, ecco, ora stanno giocando, il sistema comunque ha proposto l'1 e l'over 1,5 e ora stanno l'1-0 al 53esimo. In questa partita, che si deve giocare alle 13, per esempio c'è una situazione che non mi piace. Perché? Siamo in Serbia e abbiamo un pronostico degli utenti che è under 3,5 e va in contrasto con l'over 1,5 del lampo. Ma ripeto, pronostico lampo, cioè se mi devo fidare mi fido più del pronostico degli utenti, infatti c'è una percentuale dall'altro più alta, ma più che il pronostico degli utenti mi fido del pronostico principale, diciamo quello blu, e più di tutti mi fido del pronostico fatto in stile quote, scommesse, calcio, perché quel pronostico degli utenti che vedete lì non sappiamo se è un utente quote scommesse calcio o comunque un insieme di utenti quote scommesse calcio oppure sono utenti di qualsiasi altro tipo che vengono da qualsiasi altra parte del mondo, capito? Quindi l'unica cosa che vi posso dire è statistica, cioè se io vedo che c'è uno che dice over 1,5, un under 3,5, sicuramente la partita può finire anche in questo range, non parliamo in inglese, in questa gamma, può stare in questo intervallo.
Quindi può finire, che ne so, 1-1, 2-1, 1-2, 0-3, 3-0 o 0-0, 1-0, 0-1, 0-2, 2-0. Però non è una situazione ideale. Se qualcuno però mi comincia, perché tanto qua, certo, la conosco, comincia a dire, no Giulio, allora io non mi studio la partita, no, non studio il libro, cioè il metodo, mi baso solo su questi pronostici. Perdi, la probabilità di vincere è bassissima. Se volete farmi prendere il libro, se volete avere una percentuale altissima di vincita, dovete prima di tutto leggere il libro Quale scommesse calcio, impararlo, studiarlo il più possibile, leggerlo, rileggerlo varie volte, fare esperimenti senza mettere soldi e magari vi aiutate poi con questi pronostici e se il vostro pronostico, i pronostici lampo, il pronostico principale vanno tutti nella stessa direzione, cioè già prima il pronostico principale e il pronostico fatto da voi con il libro messi insieme vi davano una percentuale altissima di vincita. Adesso abbiamo aggiunto anche i pronostici lampo e se anche questi vanno nella direzione è ancora più forte di prima la probabilità di vincere, no? Ok? Però studiate le partite, utilizzate il libro. Allora, poi qui c'è un under 3,5 però degli utenti, è grigio. Qui abbiamo un pronostico principale, over 0,5 pretempo e l'over 1,5. Questa cosa di pronostici lampo la vedete anche, ecco, se io vado per esempio alla partita di questa sera, che ne so, prendiamo questa qua, eccola qua. In questo momento il sistema già mi propone le partite di stasera, mi dai i pronostici lampo, lampo perché significa te li do subito, poi è da vedere, per esempio qui dà l'1 e l'over 1,5, in questo caso l'1 a differenza di quell'altro 1 che è a 2,10, qui l'1 è basso, è dato 1,22, ma io ve l'ho detto che in genere i pronostici lampo danno quote basse, in genere, ok? E quindi però già avete subito un colpo d'occhio. Quando volete invece il pronostico ufficiale, ricordo, e torno qui, i pronostici ufficiali, per esempio, della partita, delle partite delle 20:45 vengono forniti alle 19:06. Ok? E ricordatevi che il pronostico principale esce subito, ma ogni ora è aggiornato perché cambiano le condizioni, cambia l'andamento dei grafici e quindi il pronostico magari vi può anche cambiare da over a under. È difficile, però può capitare che un pronostico da una situazione di over diventi under oppure da una situazione di 1x diventa over o diventa under. Questo è da vedere. Vi ricordo appunto che poi il pronostico viola, diciamo, può essere nessuno, cioè non ci sono pronostici lampo. Ce ne può essere uno o ce ne possono essere due. In genere almeno uno è garantito, in genere. Però come abbiamo visto a volte, tipo nella partita quella delle Filippine, non c'è proprio la possibilità di dare un pronostico e non la diamo. Cioè neanche lampo, cioè, vuol dire che è proprio una partita, tra virgolette, impronosticabile. E volutamente, quando abbiamo fatto il filtro con pronostico, per il momento, però siamo in fase di beta testing, quindi possiamo anche cambiarla. Quando abbiamo messo il filtro con pronostico, non stiamo considerando i pronostici lampo. Quindi le partite con pronostico sono tutte le partite che hanno o un pronostico blu, o un pronostico giallo, o un pronostico grigio. Quindi tutto ciò che non è pronostico lampo. Chiudo facendo i complimenti di nuovo allora eccoci qua, vado su qscpronostici.com dove trovate pronostici fatti con il metodo quote scommesse calcio da parte degli utenti, quindi seguendo il libro quote scommesse calcio e vi ricordo che per entrare qui c'è una procedura di ammissione che trovate qui in alto e, eccoli qua, a Luca 87 abbiamo aggiunto una coppa perché ha vinto anche quest'anno, è stato il miglior pronosticatore di quotescommessecalcio.com e
e già aveva vinto l'anno scorso, e inoltre aveva vinto la medaglia come, del concorso di pronostico premium, della promozione pronostico premium. E c'è questa bellissima maglia nera del mitico Gian Gibal, che addirittura ha fatto il 94% di pronostici vincenti sul pronostico premium e ha vinto la Coppa del 2021. Quindi complimenti a Gian Gibal. E questi avatar li abbiamo messi all'interno dei pronostici. Poi c'è anche Fantafoot, che ha vinto anche lui, ha vinto due medaglie, quindi ha vinto due volte tramite la promozione pronostico premium, che vi ricordo. Nella promozione pronostico premium diamo anche la maglia. Per quanto riguarda Gian Gibar, abbiamo deciso comunque di premiarlo oltre che con la coppa, anche con la maglia. Quindi riceverà la maglia della Juventus, questa che vedete, mentre il buon Luca già l'aveva ricevuta. Allora, niente, questo è tutto. Quindi, ah no, c'è un'altra piccola cosa che volevo farvi vedere. Su richiesta del medico Klaus abbiamo, un attimo solo, ah, forse qui però non si vede, ah, si vede solo su Chrome, quindi questo è un bug. Comunque praticamente le partite che si sono viste su Chrome, almeno perché qui su Safari che sto utilizzando adesso non si vede, ma appunto siamo in fase di beta testing, le partite vengono colorate leggermente di un blu leggermente differente. E questo indica che la partita che avete aperto l'avete già studiata, perché Klaus dice: a volte non mi ricordo se una partita l'ho studiata o meno. Sicuramente la potete mettere nei preferiti, no? Una partita per, diciamo, per averla più sott'occhio, no? Quindi io posso prendere questa partita, clicco, no? Oppure questa, metto le partite tra i preferiti, o vado tra i preferiti e studio le partite, però lui dice: una volta che io magari l'ho tolta dai preferiti per qualche motivo, che magari non mi piaceva, c'è il rischio che poi riprendo la scheda. Allora, avendola colorata leggermente differente, però ripeto, purtroppo su Safari c'è il bug per cui non funziona. Comunque c'è un colore leggermente differente, vi aiuta a sapere che già ci siete passati da lì. Quindi sostanzialmente con questa versione prossimo premium stiamo ottimizzando tante cose, cioè voi mi avete detto: Giulio, già va bene il sistema, lascialo così. E noi, diciamo, abbiamo deciso di fare questi piccoli accorgimenti, cioè piccoli, in realtà sono importanti, perché la possibilità di fare i filtri era una cosa molto importante, perché ci sono i giorni che ci sono 400 partite, quindi fare dei filtri è importante. Per quanto riguarda i pronostici lampo, è sicuramente una funzionalità che praticamente piace a tutti. Alla massa, mettiamola così, e però è utile anche a chi segue il metodo Bovesco Messe Calcio, perché è comunque un ulteriore indicatore. Io so che succederà che chi segue il metodo Bovesco Messe Calcio dirà: Giuro, ma preferisco non vedere niente perché se lo vedo poi mi distraggo. Ora vediamo, siamo in fase di beta testing, potremmo pure mettere un pulsante che uno dice: mostra i pronostici lampo, oppure non mostrarli. Questo poi vediamo. Secondo me, voglio dire, non siete bambini, dovete avere la capacità di elaborare la scheda anche se c'è un pronostico che è disponibile. Io non vedo il problema, no? Perché dovete farvi influenzare da un pronostico. E l'altra cosa che stiamo pensando di fare è che magari, non so se da subito o in corso, questi pronostici lampo potrebbero essere disponibili solo a chi sta partecipando attivamente all'interno di pronostico premium, quindi solo se l'utente sta inserendo dei pronostici e magari ha una percentuale minima di vincita, che ne so, del 51%. Se tu non ti stai impegnando, non stai facendo un minimo di inserimento di pronostici, allora magari questi pronostici lampo io non te li mostro. E la percentuale minima, magari del 51%, serve perché per evitare che uno mette pronostici a caso e non va bene. I pronostici vanno sempre ragionati. Ok, ragazzi, questo è tutto. Poi ci sentiamo comunque nei prossimi giorni per maggiori dettagli sulle novità, tra cui l'inserimento della multipla. Questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!